Inizia dai giovani l'avventura di Amadeus a Sanremo. Fondamentale per me, ma proprio il mio primo pensiero è stato per i giovani. Quando mi hanno ufficializzato questa bella notizia, ho pensato subito a come valorizzare i giovani, perché secondo me Sanremo deve partire dai giovani, e quindi ho cercato di dare la maggior visibilità. Grazie anche, devo dire, a Marco Leoni con Italia Sì, che ha collaborato subito con grande entusiasmo, quindi un mese in televisione, Rai Play, Radio 2, piattaforme, diciamo che per più di un mese si è parlato di Sanremo Giovani e di questi ragazzi, quindi per me era l'obiettivo principe, insomma, del Festival di Sanremo. Festival di Sanremo che appunto sarà nell'ottica sia della grande festa per i 70 certo. anni, ma al tempo stesso che guarderà il futuro. Assolutamente. Guai se io avessi fatto un Sanremo nostalgico, solo un Sanremo che parla del passato. Avrei commesso un grandissimo errore, perché deve essere anzi probabilmente un Sanremo ancora più attuale rispetto agli altri, perché proprio è il 70esimo, quindi viene celebrata, ci sono dei momenti in cui il racconto di quello che è accaduto ci sarà, ma dagli ospiti, ma soprattutto dai cantanti che partecipano alla gara, devono essere dei pezzi che il giorno dopo vanno in radio e che siano in linea con quello che è il mercato discografico. Saranno 22 i cantanti, sì, poi in gara. Sì, 22 cantanti in gara. Era il minimo per me, ero partito da 20 e forse con un'idea un po' pessimistica, no? Dice, beh, 20, devo scegliere 20, ne sono arrivati 200, capisci che andare da 200 a 22 è stato una delle cose più complicate che abbia mai fatto, ma sono contento dei 22 che ho scelto, perché sono fortissimi. Un'ultimissima domanda: Sanremo oggi è anche l'appuntamento più importante che per le famiglie italiane. Come ti prepari a questa, appunto, a parlare alle famiglie italiane con cui parli già tutte le sere in altri programmi? Io sono, devo dire, me stesso in tutto, cioè nel senso che proprio come hai detto tu, io tutte le sere, fortunatamente con i soliti noti, entro nelle case degli italiani, quindi io sono più che, non sono l'evento, io sono uno di casa, sono il presentatore della Porta Accanto, ma mi piace tantissimo, quindi è il resto che deve essere evento, è quello che mi circonda, sono gli ospiti, i cantanti, gli altri fanno l'evento, io devo essere semplicemente colui che presenta quell'evento, ma sono esattamente come mi vedono tutti i giorni in televisione, forse un po' più luccicante e un po' più emozionato, perché insomma Sanremo, come diceva Pippo, è Sanremo.